Buongiorno a tutti e a tutte. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di una nuova collana che uscirà per il Corriere della Sera sulla letteratura americana. Finalmente qualcosa che mi interessa, no? Appunto parlare di letteratura americana, leggere letteratura americana e vedere un po' queste nuove uscite, vedere che un po' il focus viene posto su una letteratura che in realtà è strafamosa, stracelebrata, quindi nulla di nuovo, però è sempre interessante vedere che viene promossa ancora. Siccome le ultime uscite in edicola gli ultimi anni non mi avevano colpito particolarmente, si era posto tanto l'attenzione sui classici della letteratura inglese, queste copertine molto curate, oppure sulla letteratura giapponese che era uscita addirittura, se non sbaglio, per 2 anni di fila, aveva avuto anche successo, ma è una letteratura che non sento molto vicina ai miei gusti. Sono molto invece incuriosito da queste nuove uscite di letteratura americana. Ecco qui a schermo il sito del Corriere della Sera e questa nuova collana che andremo un po' a scoprire insieme. Siccome questa notizia l'ho scoperta ovviamente adesso, sono però curioso di vedere insieme a voi le nuove uscite, cioè le uscite che comprenderà questo progetto. Mi sono letto qualcosina, ho letto che è curato da Sandro Veronesi, un autore famoso del panorama italiano, per esempio per il Colibrì. Libro che non ho letto nulla di Sandro Veronesi, non mi pronuncio sull'autore, dico semplicemente che non è un autore che sembra possa essere vicino ai miei gusti, però non è detto che non lo leggerò mai, anzi. Sandro Veronesi non ho nulla da dire su di lui, non so quanto sia colto, quanto conosca la letteratura americana, quali siano i suoi gusti, ma insomma li scopriremo un po' insieme andando a vedere quali 27 titoli ha scelto, perché è curata appunto da lui. L'idea alla base, come c'è scritto in un'intervista sul Corriere che non posso farvi vedere perché bisogna essere abbonati, quindi non posso farvela vedere, praticamente ha voluto selezionare dei grandi capolavori della letteratura americana usciti tra gli ultimi 7-40 anni, so come spiegarlo meglio, e quindi prima, 7 anni prima del 2023 fino a 40 anni prima, questo lasso di tempo ha scelto, non ho capito secondo quali criteri, non voleva mettere libri troppo vecchi, però ok, va bene, criterio, però ha anche voluto che questo progetto fosse un modo per far conoscere ancora di più i grandi autori della letteratura americana attraverso i loro grandi romanzi, i loro must, non per forza i loro capolavori, ma diciamo che tendeva molto molto quel filone lì, quindi insomma devo un attimo capire se effettivamente ha scelto i grandi libri degli autori della letteratura americana, non lo so, e che autori ha scelto. Andiamoli a vedere insieme, non li conoscerò tutti, questo non c'è dubbio, e vediamo un po'. Allora, prima uscita quest'oggi, 5 luglio, esce Vinland di Thomas Pynchon. Allora, Thomas Pynchon, autore importantissimo della letteratura americana, Arcobaleno della gravità, l'avete sentito citare tutti. Vinland non è tra i suoi più famosi, sicuramente lo è L'arcobaleno della gravità e L'incanto dell'849, che è un libro decisamente più breve, che leggerò quest'anno, non c'è dubbio, ormai sono lì per leggerlo. Vinland non è un libro particolarmente conosciuto, ne ho sentito parlare di un libro comunque complesso, Pynchon è un autore complesso, partire con Pynchon può essere una cosa più estrema. Non so se è stata una scelta proprio un po' forte, sicuramente Arcobaleno della gravità è un libro troppo voluminoso, troppo monumentale, ok, però questo potrebbe starci. Tra l'altro non vi ho detto che questa collana contiene le introduzioni di autori italiani, non di critici letterari, quindi è stato scelto questo da Sandro Veronesi, travolta molte delle introduzioni sono sue in realtà, e una scelta interessante, ci sta, ovviamente un po' meno filologica, però va bene così. Il progetto editoriale è quella di XXY Studio, che è uno studio molto molto interessante a livello grafico, ma che non mi soddisfa pienamente su queste copertine. Devo dire che adesso ne vediamo qualcuna, ma non sono particolarmente, non mi colpisce questa scelta grafica, non la trovo anche molto esile, veramente un progetto un po'
un po' anonimo, non, invece questo font lo trovo tutto molto stretto. Poi andrebbero visti in edicole libri, però insomma, di primo acchito non mi piace tanto, non mi piacciono neanche le foto che sono state scelte. E nonostante, se poi seguite la pagina Instagram di XXY Studio, vi rendete conto quanto i suoi progetti grafici siano molto interessanti e abbia curato anche la collana per il Corriere della letteratura giapponese. Questo Vinland ci viene presentato come racconto di un universo abitato da idealisti più o meno scanzonati, alle prese con l'idiozia feroce di chi comanda, traditi o traditori, buoni o cattivi, tutti ugualmente in affanno per restare vivi, mentre come al solito in Pynchon, al di sopra delle loro teste, continua in un eterno conflitto di dimensioni planetarie, dall'aspetto comico eppure sempre spietato. Ma devo dire che a me questo libro ispira, but la copertina italiana di Vinland Vinland è veramente bella, cioè veramente molto molto bella, edita in audio, lavoro, questo è un lavoro grafico straordinario, però vabbè, ce la becchiamo così. E infatti non credo me lo comprerò in questa collana, ma insomma, perché appunto la copertina in audio è talmente bella che cioè, questa è una copertina che adoro. Però me lo compro questo libro, ma prima voglio leggermi altro di Pynchon, sinceramente ci arriverò dopo a questo. Seconda scelta ricade su Libra di Don DeLillo, e qua è assurdo che non venga messo Rumore Bianco, cioè quasi, qua è veramente assurdo. Libra non l'ho letto, non lo so com'è, però cioè Rumore Bianco non puoi non metterlo, Cosmopolis, non lo so, ha scelto Libra e non lo so, Don DeLillo, nome fondamentale che doveva assolutamente esserci, non c'è dubbio, però questa scelta mi lascia leggermente scettico, ecco. Forse anche più di Vinland. Poi hanno scelto Sorella, mio unico amore, Jessica Lozzo, l'ho letto. Sicuramente un caso di cronaca nera strafamoso, sicuramente una buona rappresentazione dell'America, del quadro familiare molto forte, libro molto forte, privazione di Emanuele Trevi, però insomma ne avrei scelto un altro, Jessica Lozzo, magari uno stilisticamente migliore come Il paese delle meraviglie, magari anche Una famiglia americana, che conto anche quello di leggerlo quest'anno, ma stilisticamente l'ho letto un po', mi sembrava decisamente migliore, o comunque avrei scelto un altro libro, che ci sta che non si sia puntato su per esempio Zombie o su una raccolta di racconti come Il collezionista di bambole o qualsiasi altra raccolta di racconti di Jessica Lozzo, anche se comunque scrive bene i racconti, si sia puntato più sul filone proprio della famiglia americana, ok, perché la famiglia disfunzionale americana è quello che interessa a Jessica Lozzo, ma avrei scelto un altro romanzo, non questo, anche perché questo ha una bella mole come romanzo, cioè, quindi mentre per Vinland comunque appunto scelto un libro comunque lungo ma non eccessivo come Arco Veleno della Gravità, in questo caso comunque si è scelto un bel mattoncione, se ne poteva scegliere un altro migliore Jessica Lozzo, un po' basito da questa scelta. Kentaruf, La strada di casa di Kentaruf, ho letto solamente Le nostre anime di notte, libro che non mi è piaciuto, però insomma libro ci sta, nel senso non è che fa schifo, però assolutamente lo stile di Kentaruf, per quanto particolare, nel suo essere scarno, non lo trovo uno stile particolarmente straordinario, i suoi libri non mi colpiscono molto. La strada di casa, ok, ci sta, vabbè, non lo so. Ha tutti i segni distintivi, romanzo epico che ha tutti i segni distintivi del classico americano contemporaneo. Ok, Kentaruf, becchiamoci. Poi Richard Ford, Canada, non l'ho letto. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere un grande romanzo della letteratura americana, abbastanza importante. Prefazione di Alessandro Piperno, e qui già mi convinci a prenderlo questo libro qua. E con la prefazione di Alessandro Piperno, leggiamo un po'. Prima di tutto parlerò della rapina commessa dai nostri genitori, poi degli omicidi che vennero più tardi.
Ai nostri giorni, a distanza di mezzo secolo dai fatti, professor Del Parsons, americano trapiantato in Canada alla vigilia della pensione, ricorda i due avvenimenti che hanno impresso una svolta decisiva alla sua vita e a quella di Berner, la sua gemella. Nel 1960, l'anno dei fatti criminosi, Del e Berner hanno 15 anni e i Parsons sono una famiglia americana assolutamente normale, da cui sarebbe stato assurdo aspettarsi cose simili. Ma come scrive Richard Ford, il preludio a cose molto brutte può essere ridicolo, ma può anche essere casuale e insignificante. Cosa che merita di essere riconosciuta perché indica il punto da cui possono originarsi eventi disastrosi a un pelo dalla vita di tutti i giorni. Questo è molto Joyce Carol Oates, veramente tanto Joyce Carol Oates, e non viene posto fortunatamente subito Joyce Carol Oates, subito dopo Joyce Carol Oates, but è veramente tanto Joyce Carol Oates nella trama. E poi non l'ho letto, spero sia valido come libro. Vediamo, voglio anche vedere di questi libri se sono editi in Italia. Questo è del 2013 per Feltrinelli. Non è disponibile. No, è disponibile. Disponibile ad una cifra che pare praticamente anche minore rispetto a quella del Covid 890, ma dovete aggiungerci il supplemento del Corriere della Sera. Quindi, insomma, adesso con gli sconti 20% Feltrinelli. Io direi di farci un pensierino, mi lascio la pagina aperta così. Tanto per. Beh, questo mi sembra bello. A livello di mole, vediamo un po'. Questo 424 pagine, lunghetto, sono libri lunghi. Questa è una scelta forte, perché insomma, sappiamo che i libri lunghi che vadano molto, e io penso che questo tipo di progetti, quelli appunto delle edicole, punti tantissimo ai non lettori, più che ai lettori. Poi La scuola del sistema di David Foster Wallace. Oh, finalmente hanno messo un gran libro, una scelta giusta, secondo me, per scoprire David Foster Wallace. Anche qui più estremo, secondo me, dei racconti. Si poteva mettere La ragazza dei capelli strani, capolavoro di David Foster Wallace. Per fortuna hanno messo una cosa divertente che non farò mai più, che per quanto non sia un brutto romanzo, memoir, chiamiamolo come vogliamo chiamarlo, non è così rappresentativo della poetica di David Foster Wallace, o comunque non è così bello come lo è altro di ciò che è scritto. Bella scelta, Sandro Veronesi la prefazione, ci sta. Questa, David Foster Wallace, autore imprescindibile, non poteva non essere messo, sono contento che l'abbia messo. Andiamo avanti più velocemente. Cosa ho fatto? Ho aperto un'altra pagina? No. L'interprete dei malanni di Giun Palacrini. E qui finiscono le copertine, ripettino. Però allora, questo, e finiscono anche le trame. Tristezza, tristezza assoluta. Ma noi abbiamo il nostro buon IBS che ci viene in aiuto. Come ho detto, voglio vedere anche se questi libri sono editi in Italia. Questo lo è da Guanda. Guanda, c'è anche l'edizione del 2016, si chiama un po' di meno, ma non credo sia più disponibile, no, non almeno così facilmente. Traduzione di Domenico Starnone. Di cosa parla questo libro? Un blackout, una giovane coppia indiana in crisi, riesce a dirsi cosa a lungo taciute. Poi c'è l'India. Ok, attraverso nuove storie di vita quotidiana, la Kiri ci consegna un'India variegata, assumendo ora lo sguardo di chi sta ancora affrontando l'urto della diversità, ora quello di chi dall'India, con la sua civiltà millenaria ormai aperta agli echi dell'Occidente, non è mai andato. Interessante, una roba un po' diversa, ci sta, perché no? Ci si allontana dai territori americani. Louise Eldridge, se non sbaglio, è autore di Casa Tonda, no? Sì, dovrebbe essere lui. Altro autore che non ho letto, anche lui è di Feltrinelli, come il buon Richard Ford. La Rose. Nella riserva degli indiani Ojibwe, le famiglie e due sorelle si preparano ai festeggiamenti natalizi, quando una tragedia si abbatte su di loro. Un giorno, a caccia di un cervo, di cui ha seguito le tracce per tutta l'estate, il cugnato di Peter vede finalmente sbucare da un bosco la sua preda. Spara, ma quando si avvicina scopre di aver ucciso non l'animale, ma Dusty, suo nipote, peso. L'uccisione del bambino getta nella disperazione i genitori e pone l'altra coppia davanti a un dilemma. Secondo le antiche tradizioni indiane, chi priva una famiglia di un figlio può riparare affidandole a un ragazzo equivalente. Chi meglio del figlio dell'assassino potrà alleviare in qualche modo il dolore di Peter e Nola? La Rose viene quindi ceduta agli zii, nella speranza che questo valga anche a placare ogni sentimento di vendetta. 455 pagine, boh, anche questo, un mattoncione, insomma, però
penso che per la media dei lettori del Corriere magari possa essere un po' altino, cioè i lettori italiani non è che abbiano questa media di lunghezza di pagine dei romanzi letti molto, molto alta. Però Luis Eldridge si poteva mettere a questo punto La casa tonda, che è un romanzo, questo qui, più famoso, se non sbaglio anche ha vinto qualcosa questo libro, o comunque lui ha vinto il Pulitzer, se non sbaglio, quel Guardiano Notturno, non voglio dire una cavolata, però insomma vabbè, si è scelto per questo, si è scelto comunque vincitore del Pulitzer per la narrativa del 2021 questo libro qui, che però credo possa non essere un libro unico. Comunque La casa tonda è tipo il primo di una tetralogia, si è scelto per un libro singolo, ok, va bene, lo si è fatto anche con il libro di Kentaroff, anche se pure La strana anime di notte era libro singolo, va bene. Russell Banks, ci sta che molti autori non l'abbia letti, diciamo che ci sta. Il dolce domani, solitamente questi libri qui che escono in edicola sono già editi in Italia, cioè non sono nuove traduzioni, non si prendono tutto questo sbatti, però questo qui è fuori catalogo. Russell Banks è un autore di cui in Italia cosa abbiamo? Qualcosina ce l'abbiamo, di Einaudi, anche recente. Ok, ma Il dolce domani era fuori catalogo. Libro di non si sa quante pagine. Allora, questo libro di cosa parla? Vediamo, Russell Banks conosce bene questa America minore dimenticata, che è un po' l'America di Altman, quietamente disperata nell'apparente tranquillità della sua routine quotidiana. Presta la voce ai protagonisti e alle comparse della vicenda, sino a entrare dentro il dramma personale e collettivo di una società che, come ha detto lo stesso autore in un'intervista, ha abbandonato i propri bambini. È una società che abbandona i propri bambini, non ha più un'anima. Ancora bambini abbandonati, è questo il tema che piace a Sandro Veronesi. Questo sembra interessante. Einaudi comunque per la letteratura americana non è che, cioè, sbaglio ogni tanto, però ci sta. La storia corale di questa sorta di day after dopo un giorno di gelo in cui muoiono tanti ragazzi, cerca di risolvere l'accaduto, non so se è una storia vera, non sembra male. Apprezzo il fatto che non sia un libro, che sia un libro fuori catalogo. Russell Banks, un autore che non conosco, così come non conosco Jasmine Ward, ma forse sì, Salvare le ossa, questo l'ho sentito, questo forse è di NN Editore, sapete? Andiamocelo a beccare. E infatti sì, Salvare le ossa, questo l'ho sentito parlare un gran bene, e questo potrebbe essere un buon acquisto, anche perché si risparmia un pochino. Ma questa edizione NNE è molto bella graficamente, insomma. Ha vinto il National Book Award nel 2011. Questo libro è per Medea, che va incontro a Giasone tremante nel vento, per chi dopo la pioggia pesca a mani nude i girini nei fossi. Vabbè raga, c'è queste cose, non capisco. Racconta come in un sogno reale, conturbante, vivido e profondo come il mare, dice The Times. The Washington Post ci dice che a un primo livello Salvare le ossa è la storia di una famiglia nera e povera alla vigilia del più devastante uragano della storia degli Stati Uniti. A rendere il romanzo così potente, però, è il modo in cui Jasmine Ward intreccia le passioni personali con la minaccia incombente del Golfo del Messico, evocando l'amore e la disperazione di una tragedia. Salvare le ossa possiede già la bellezza di un classico. Non male, questo può essere uno dei titoli più interessanti della collana, non male, questo lo tengo d'occhio. C'è un po' respiro della ricerca di un classico americano. Philip Roth, L'animale morente, altra scelta che non comprendo tanto, devo essere sincero, non è brutto L'animale morente, con Philip Roth dove vai becchi bene più o meno, però insomma secondo me cioè, un romanzo molto forte questo di Philip Roth, devo dire. Quindi, comunque apprezzo questo più che Le Nemesi, che poteva essere stato un altro scelto. Ci sarebbe stato bene un Everyman, che è comunque abbastanza rappresentativo secondo me, nella sua brevità è molto conciso, è molto, molto rocchiano, la parabola è veramente descritta bene. E era molto bello Indignazione, ma sto parlando dei romanzi brevi di Philip Roth, però capisco che magari è un po' meno rappresentativo. Umiliazione, contento che non l'abbiano scelto perché è sicuramente minore, così come insomma, Patrimonio è bello, ma forma autobiografica. Si poteva scegliere, si poteva usare sul teatro di Sabbath. Ci sta che non si sia proposto sempre Pastorella Americana e La macchia umana. In fin dei conti ci sta, L'animale morente ci sta come libro, perché no?
si poteva fare di meglio, secondo me. Ci si poteva riflettere un po' di più, si poteva usare un po' di più con Philip Roth. Oppure si poteva mettere un Everyman, che io sinceramente apprezzo di più dell'Animale Morente, che rimane un gran libro. Oppure Lamento di Pornoi, perché no? Laurie Moore, Tutta da sola, edito La nave di Teseo. Ok, potrebbe essere un buon libro allora. Sono storie di amori perduti e infedeltà che hanno come protagonisti i vicini di casa, colleghi di lavoro, amici, fino a coinvolgere il lettore stesso, che viene totalmente sedotto da una narrazione suggestiva e realistica. Storie dal gusto dolce e amaro che raccontano i piaceri e le sorprese delle nostre relazioni. Ok, Jonathan Ledham ci dice che è la più resistibile scrittrice americana contemporanea. Chissà che Jonathan Ledham non abbia altri figli. Comunque, prima raccolta di racconti per questa collana. Ok, perché no? Laurie Moore, in realtà è abbastanza tradotta in Italia. Ah, sì, Oltre le scale. Ok, ho capito chi è. E questa è anche un'attrice che volevo leggermi. Questa l'avevo nel mirino, ecco, non mi ricordavo il nome. Ci sta. Laurie Moore. Ok. Laurie Moore. Rick Moody, Rosso americano. Anche questo, se non sbaglio, edito Buonpiani. Non voglio dire Feltrinelli, aspettate. E che anche questo non so se è più. Guardate caso. Questo mi sa che era una nuova edizione della Nave di Teseo. No, 6 dicembre 2018. Ho detto una gran cavolata. Va buono. Ok. Va bene lo stesso. È stato salutato all'unanimità dalla critica umana americana come un vero capolavoro. Racconta 2 giorni della vita di questo tizio, costretto a ritornare nella cittadina dove è nato e cresciuto per prendersi cura della madre ammalata. Mentre intorno a lui frammenti scomposti di un passato dimenticato si intrecciano con le conseguenze di un incidente in una centrale nucleare. Il precipitare delle condizioni della madre costringe X a prendere una decisione straziante, la più difficile e impegnativa della sua vita. Ok, Rick Moody, capace di costruire storie ricche e coinvolgenti, di concepire pagine a rarissima intensità, poetica, e di toccare le questioni fondamentali dell'esistenza di ognuno: la difficoltà della crescita, l'amore per i genitori, la fatica dell'assumersi responsabilità, le complicazioni del vivere. Questo altro titolo che tengo d'occhio assolutamente. Mysterious Skin di Scott Haim. Questo, c'è un film di questo, cioè, ci dovrebbe essere un bel film di questo libro, sapete. Scusate, mi si è levata la pagina BS, ecco, la recupero. Mysterious Skin, Scott Haim. Ok, questo è un po'. Questo è fuori catalogo. Questo è apprezzabile. Edizioni Playground del 2006. Non male. Un ragazzo di 8 anni viene trovato sanguinante. Episodio traumatico. Ok, vabbè. Baseball americano, insomma. Ci piace, potrebbe starci perché è fuori catalogo. Paul Auster, Mr. Vertigo, che è uno dei pochissimi anche di Paul Auster, quindi non posso parlarne. Paul Auster ci sta in questa classifica, letteratura americana contemporanea, insomma, ce l'avrei messo. Mr. Vertigo, una bella trilogia di New York, no, una notte dell'oracolo, così lo facciamo tornare ristampato. Diario d'inverno, Mr. Vertigo non mi ha mai ispirato particolarmente. Poi me lo leggerò, magari è il capolavoro di Paul Auster e non l'ho ancora conosciuto. Poi Alan Gargano, 60 Monster. Questo Sandro Veronesi ci ha tenuto a dire che è il vero capolavoro, quello su cui lui punta di più. Playground, anche questo edito Playground 2015. Lo si trova ancora, non so in quante copie. Copertina non male. Questo sono curioso. Ci viene detto al New York Times che è un bellissimo e sfumato racconto sulla perdita dell'innocenza, sull'amore familiare e la disillusione. Un racconto di 232 pagine, racconto lungo, insomma. Sul promontorio ventoso dei suoi 50 anni, Clyde, un rispettato professore universitario di lingue antiche, sposato e padre di 2 giovani figlie, decide di raccontare l'episodio che ha segnato la sua infanzia e la sua vita. A 8 anni ha sorpreso la madre con il veterinario sul divano di casa, spezzando così un equilibrio familiare fondato su missioni e bugie. Un percorso ritroso ne ricordo in particolare del rapporto col padre, un uomo bruttissimo, ma anche la creatura più gentile che abbia mai amato la terra. Vabbè, ragazzi, questa trama non mi ispira molto, ma beneficio del dubbio,
Mi fido che sia un bel libro e sono curioso, sono curioso. Meridiano di sangue di Cormac McCarthy, apprezzabile non sia stato scelto La strada. Cormac McCarthy non ho letto nient'altro oltre La strada. Meridiano di sangue viene detto che è il suo capolavoro, io non lo so. Devo dire che tendo un po' a fidarmi di ciò che ha detto Marco Cantoni, che non ha parlato bene, l'ho letto recentemente dopo aver letto Il passeggero. Siccome mi trovavo molto molto d'accordo con lui per quanto riguarda La strada, a proposito di McCarthy, ma con la sua opinione insomma, temo che Meridiano non sia un gran libro, mentre Il passeggero me lo voglio leggere. Edmund White, La sinfonia degli addì, comunque autore che ci stava, anche perché ci ha lasciato da poco, quindi insomma, perché no. La sinfonia degli addì, edito Playground anch'esso, che costicchia abbastanza. Ci viene detto che con il suo stile denso ma anche brillante, con la sua straordinaria vocazione alla verità, White ci offre una galleria di amici, amanti e compagni di vita che lo porteranno a comprendere il potere dell'amicizia e dell'amore, nonché il dramma della perdita e dei dolorosi addii. Il Corriere della Sera stesso ci dice, antelittera, Edmund White rivela lo stesso dono che apparteneva a James Salter e Nabokov, un dono che hanno in pochissimi: poter raccontare la sensualità all'infinito. È un terzo volume di una tetralogia parzialmente autobiografica di White. Il romanzo si apre su un paesaggio umano e personale devastato dall'AIDS, accompagnato dalla consapevolezza dell'autore di essere uno degli ultimi sopravvissuti di una straordinaria generazione che nella New York degli anni 70 e 80 aveva animato la cultura e mutato per sempre la società americana, dando vita al movimento di liberazione omosessuale. Ok. Con il suo stile denso ma anche brillante, con la sua straordinaria vocazione alla verità, White ci offre... Ok, già l'ho letto. Bene, ok. Curioso, curioso, ci sta. 624 pagine, Vez. Sono pazzi, sono pazzi. Il tempo bastardo di Jennifer Egan. Ok, ci sta, non mi dilungo. Leifhanger, La pace come un fiume. La pace come un fiume. Comunque, libri più noti, libri meno noti. Bello, bello, ci sta. Fazzi, la vecchia Fazzi. Una Fazzi più interessante di quella che c'è ora. Chi lo sa. La pace come un fiume. Graficamente no, però sicuramente sì, a livello di pubblicazioni. Ok, anche qui adolescenti, giovani, bambini, la pacifica vita della famiglia sconvolta. Ragazzi, questi sono i temi della letteratura americana, abbiamo capito. Un po' tutte le Jessica Rolos, va bene così. Leifhanger non mi ispira particolarmente, però magari è un capolavoro. Mancano pochi, eh. Lydia Davis, Inventario dei desideri. Questo potrei averlo già sentito. Sono ignorante, eh. Da questo video si capisce che non so nulla della letteratura americana. Edito Rizzoli, 2012. Copertina che sembra un libro orribile, ma c'è un commento di Rick Moody sull'opera, la più elegante scrittrice di prosa che abbiamo oggi in America. Bene, ragazzi. Postazione di James Wood. Beh, dovrebbe essere magari un libro interessante, un libro denso, cioè. Comunque mi accendo la luce perché Renzuoli qua diventa la notte e poi non mi vede più. Ok, allora, eleganti e arguti giochi linguistici, indagini filosofiche, battibecchi domestici, ma anche aforismi, ritratti, impressioni e storie, soprattutto di donne, sole e malate di solitudine, coppie a volte in strade di silenzio, individui alle prese con l'imprescrutabilità del mondo. Con questo volume, ok, racconti, va bene. Ok, ci sta. Autrice donna, va bene. Perché no? Ci sta, un po' di autrici donne ci stanno. Gilead di Marilyn Robinson, edito Einaudi. Anche questo conto di leggerlo a brevissimo. Questo è uno straordinario libro. Palesemente questo è un grande libro. Questo è un grande libro, lei è una grande autrice. Chuck Kinder, lunedì mia. Chuck Kinder, aiuto. Manca Volman, non dico nulla, non ho voglia di dire nulla, non ho voglia, se non che sarebbe stato bello trovare un libro magari tipo Puttane per Gloria, no? Vabbè, o storie altre, ultime storie altre storie, chi lo sa, va. Questa è la storia autobiografica, comica, amara, eccessiva e commovente dell'amicizia di due giovani aspiranti scrittori, ispirata a Raymond Carver, che non mi frega niente. Chuck Kinder, non so, magari lo scrittore della vita, non mi ispira, non me ne frega niente. Le correzioni di Franzen, ci sta, bella scelta, buono, fondamentale, cioè non puoi non metterlo, poi le correzioni va benissimo, vabbè, leggete le correzioni, non aspettate che esce, leggetelo prima, anche perché penso uscirà verso settembre-ottobre. Ah, Clarice Lispector, e lei la volevo leggere io,
e lei la volevo reggere. Questo è interessante. È di Delphi. Quindi ci becchiamo, solita quarta di copertina Delphi, non si dice nulla, tutto in Iona affiora da percezioni troppo organiche per essere formulate in pensieri, come in una Virginia Woolf amazzonica, arruffata e vagamente stregonesca. La sua storia è il silenzio rotare di un prisma che guida la luce vicino al cuore selvaggio della vita. Questo romanzo è il libro d'esordio di Clarice Lispector. Va bene, ce lo becchiamo. Sono curioso. Questo è tra gli altri che mi interessa. Poi, Jesus Sun, questo è di Dainau, se non sbaglio, sì, di Dennis Johnson, non l'ho letto, magari è bello, ci sta, momenti lirici, scene irresistibilmente divertenti, Sottosuolo di un'America senza gloria, brulicante di storie, che merita di essere, ci sta, bello, non male. E poi Pesca la trota, di Richard Brautica, perché no? Perché non puntare anche su questo? Pesca la trota in America, edito Marco Di Marcos, ancora disponibile, come la maggior parte di questi romanzi. E, ok, giorno di pioggia, 6.000 miglia di distanza da studio di Benjamin Franklin, Washington Square, a San Francisco, e averne una stagione infinita. Ok, questo è un libro, si ritorna un po' forse alla pincia. È un'opera manifesto della controcultura dei tardi anni 60. Pesca la trota è un puzzle di racconti e punti di vista, ma rappresenta anche una specie di vivisezione di molti luoghi comuni dell'immaginario popolare americano. Brautigan sceglie di partire dalla pesca, poggiando su una tradizione consolidata anche nella narrativa. Il torrente di Brautigan si trasforma in una specie di oggetto di seconda mano. Oh, ci sta, questo anche mi ispira. Comunque, queste sono le 27 uscite, sto sudando, di letteratura americana. Mancano grandissimi nomi, Pullman tra tutti, su tutti, e tantissimi altri che ora non mi vengono in mente, perché dopo mezz'ora di video sono distrutto. Però insomma, si sarebbe potuto fare di più. Poi letteratura americana contemporanea, come ho detto, gli ultimi 40 anni alla fin fine, come scelte si potevano mettere altri autori, ma abbastanza, mi sembra abbastanza variegata. Vedremo, insomma. Voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, quali autori avreste messo, se avete letto qualcuno di questi libri, soprattutto quelli che non conoscevo, e cosa ne pensate, se vale la pena recuperarli o meno. Fatemi sapere anche sul progetto grafico se vi piace, perché a me non piace particolarmente. E insomma, noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao.